Bella vittoria, il Catanzaro di Vivarini, la ribalta, ovviamente in uno in più perché l'Ascoli è rimasto in 10 uomini per buona parte del secondo tempo, ma va bene così, non era scontato. Veniamo da un periodo dove la vittoria mancava da un po' e questa deve essere una vittoria per ripartire ancora più forte. Match difficilissimo, lo sapevamo, il mister l'aveva già ben predetto in conferenza prepartita, così come lo sarà anche settimana prossima col Südtirol sempre al Ceravo, una squadra, se vogliamo, sotto certi aspetti simile all'Ascoli, che comunque deve salvarsi, quindi avrà anche delle buone motivazioni. Vittoria però preziosissima per il nostro percorso, che ci permette di allungare sul nono posto, di salire a quota 38 e di essere a più 6 dal Brescia fuori dai playoff. Serviva assolutamente vincere per cercare di anche un po' ritrovarsi. Tra l'altro abbiamo anche raggiunto l'obiettivo salvezza, ormai possiamo anche dirlo. È vero, sarebbero i 40 punti, però possiamo dire che questo Catanzaro ormai è praticamente salvo, che era l'obiettivo comunque iniziale della società. Quindi bene, bene così, una vittoria preziosissima. Catanzaro che ha schierato Fulminati in porta, Situm, il buon Antonini che sta crescendo a dismisura, a vista d'occhio, Scognamillo e Veroli, con Sunas, Pompetti, Verna e Stoppa titolare, con davanti Ambrosino Biasci. Quindi è partito il buon Ambrosino titolare, che ha servito tra l'altro l'assist ad Antonini per 1-0 al 17esimo. Poi nel primo tempo la ribaltata, l'Ascoli con due difensori centrali, ovvero Mantovani e Botteghin, però diciamo che lo stesso mister ha chiaramente detto che noi facciamo fatica sulle palle alte, in termini fisici, a livello proprio di centimetri, siamo inferiori a tante squadre, tra cui l'Ascoli che comunque è una squadra che crossa tanto, che ha grande fisicità in tanti calciatori. Poi l'episodio che ha cambiato la partita sicuramente è stata l'espulsione di Balzani al 58esimo, che ci ha permesso di spingere forte nei minuti finali e di sbloccarla, o meglio, di trovare il pareggio all'81esimo con un autogol di Bellucci e poi di vincerla con il gol di Iemmello all'86esimo sull'assist di Donnarumma. Poi recupero extra large, ma nonostante tutto è arrivata una vittoria preziosissima per il nostro percorso, che spero possa rilanciarci in ottica finale di stagione. È vero che mancano ancora 14 gare, quindi tante, però ecco, è una vittoria che deve dare il là, dopo discrete prestazioni, ma dove la vittoria non era ancora arrivata. Statistiche, tiri 11 a 10, tiri in porta 2 a 3, quindi il Catanzaro con due tiri in porta ha fatto 3 gol, bravissimo, ovviamente, diciamo, semplicemente perché l'autogol non viene in contatto come tiro nello specchio. Comunque, possesso palla 71 a 29 per il Catanzaro. Ripeto, bellissima vittoria, godiamocela e poi domani, dopodomani, pensiamo al Südtirol. Io a questo punto mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.